Quando la psicologia e la fisica quantistica si incontrano, nasce la psicologia quantistica, una branca estremamente particolare della psicologia che si aggancia a quelle che sono state le ultime scoperte nel campo della fisica universale. Gli studiosi, e in particolare i fisici quantistici, hanno scoperto un qualche cosa che sembra essere molto interessante. L'universo sembrerebbe essere di fatto un universo di possibilità. Ed ecco che laddove la fisica meccanica classica ragionava in termini di causa ed effetto, la fisica quantistica invece dice che ad una possibile causa sembrerebbe ci fossero infiniti e ci siano infiniti possibili effetti. Immaginate questo che cosa possa voler dire in ambito quotidiano. E quindi ci sono tantissime sliding doors in un certo senso. Ed ecco che la psicologia ha individuato le potenzialità insite in queste scoperte della fisica quantistica per poterle applicare a quelli che sono gli studi comportamentali. Oggi la psicologia quantistica interviene in una modalità assolutamente innovativa in quelli che sono i campi di intervento classici di crescita e sviluppo personale della persona, ma anche di accompagnamento al ritrovamento di un naturale benessere psicofisico. Vorrei chiederti, è possibile essere sia permalosa che impulsiva? Sì. Ed è possibile essere sia impulsiva che solare? Sì. Né solare e né permalosa? È possibile? Sì? Sì. Né gentile e né rabbiosa, è possibile? E sia rabbiosa che gentile? È Sì, è possibile? possibile. Ok. Rabbiosa ma non gentile? È Sì. possibile? Solare ma non gentile, è possibile? Sì. È possibile essere sia solare che rabbiosa? Sì. Bene, è possibile essere permalosa ma non solare? È possibile essere solare ma non rabbiosa? La psicologia quantistica lavora sul concetto di apertura all'universo delle possibilità, esattamente come spiega la fisica quantistica. In questo caso abbiamo utilizzato un'applicazione di psicologia quantistica proprio per favorire un processo di riunificazione degli opposti. In un certo senso nell'universo c'è tutto e il contrario di tutto, lo sappiamo, e dividere e fare quel o-o che molto spesso ci viene naturale, di fatto è un po' come andare contro quelle che sono le logiche universali, dove c'è tutto e c'è anche niente. In questo particolare esempio abbiamo lavorato su una persona che non aveva particolari conflitti, quindi all'interno non è che ci fossero tante distinzioni, ma nel caso in cui ci siano dei dilemmi, dei conflitti interiori, la psicologia quantistica può aiutare a risolvere, a sciogliere questi conflitti, alcune volte anche proprio a livello solo verbale e quindi facendo fare pace a due elementi di noi che fino a quel momento prima facevano a cazzotti e invece di scegliere fra l'uno o l'altro, ecco che vengono integrati, proprio come funziona nell'universo, dove c'è il tutto e c'è anche il nulla.